Buongiorno, siamo allo stand Sony a vedere quelle che sono le novità in casa Sony per quanto concerne il digital imaging, quindi novità nell'ambito delle fotocamere compatte, delle reflex, delle videocamere e delle videocamere portatili multimedia. Partiamo da quelle che sono le novità nell'ambito delle fotocamere compatte. Al Photoshop presentiamo quelle che sono le nuove gamme di Cybershot con la serie W, la serie T e la serie H. Il denominatore comune sono la grandissima qualità, sensore fino a 16 megapixel, la possibilità di scattare video in alta definizione, 1080 VC HD e la possibilità di scattare il tutto con ottiche Zeiss e lenti G in corpi assolutamente compatti. Una gamma molto colorata, una gamma che punta su il binomio tra grande facilità di utilizzo e la grande qualità e resa fotografica. Abbiamo qui un esempio con l'HX7 che è una delle nuove fotocamere compatte della gamma serie H. Una fotocamera in grado di scattare foto in 16 megapixel, video in alta definizione con un tasto dedicato per la funzione video, una funzione Full HD 1080. La possibilità di fare foto dai video scattati e quindi la possibilità di fare anche dual recording, quindi scattare un video e una foto nel mentre. È una macchina dotata di sensore CMOS XMORAR, che vuol dire garantire il massimo della resa fotografica anche in condizioni di scarsa luce. Ed è una macchina capace di scattare foto in 3D, quindi automaticamente la macchina è in grado di ricreare automaticamente una foto in 3D che può essere rivista su un TV 3D appunto compatibile. Quindi in un corpo super compatto con un zoom ottico che in questo caso può arrivare fino a un 10x e che sulla HX9 può arrivare fino a un 16x, sintetizziamo quelle che sono le caratteristiche della gamma Sony. Una cosa importante per quanto riguarda appunto la facilità di scatto, il tutto è regolabile tra una ghiera nelle quali sono presenti le principali funzioni e una funzione nuova è quella legata al simbolo giallo che si chiama Eye Superior Plus, che è una funzione che permette al consumatore di scattare la foto perfetta in un click. Questo comparando fino a un massimo di 33 scene in un setting che la macchina riconosce automaticamente, prendendo poi quella che è la foto perfetta, quindi andando a bilanciare perfettamente la sottoesposizione, la sovraesposizione e riconoscendo quello che è il momento in cui si scatta la foto, quindi in un momento con più o meno luce, outdoor o indoor. Però la serie H non finisce con l'HX7, l'HX9 e l'H70 e continua con un modello bridge, un modello con high zoom. Infatti un nuovo modello che è stato lanciato è quello relativo all'HX100, che di fatto rappresenta il top di gamma della serie H. Sensore CMOS XMORAR, GPS, video Full HD e un zoom ottico di 30x. Quindi una macchina assolutamente completa, compatta, con schermo regolabile per riuscire a scattare le foto in qualsiasi condizione. Una macchina che fondamentalmente racchiude quello che è la performance fotografica di una compatta con uno zoom potente come un 30x, con la qualità video dell'alta definizione e la funzione 3D sia in un click sia panoramica. Quindi una gamma di fatto che serie H che si completa dall'H70, l'HX7, HX9 e questo modello che è l'HX100 con zoom 30x. Passando dalle fotocamere compatte alle fotocamere professionali, parliamo di mirrorless e di alpha, quindi di reflex. I consumatori che di fatto vogliono maggiore flessibilità e creatività, possibilità di cambiare le ottiche, hanno due alternative oggi. La possibilità di comprare una mirrorless, quindi una senza specchio, e di fatto Sony propone appunto le sue NEX 3 e NEX 5, o di fatto la possibilità di passare a una reflex, quindi una reflex con tecnologia SLT con le nostre Alpha 3355. Di fatto i vantaggi sono diversi sia sulle NEX sia sulle Alpha Translucent. Per quanto riguarda NEX, il vantaggio è quello di avere delle ottiche intercambiabili, quindi la possibilità di avere il massimo della flessibilità fotografica andando a cambiare appunto le ottiche. Le ottiche di un prodotto appunto dotato di un sensore PSC, quindi lo stesso montato sulle reflex professionali, quindi in grado di garantire il massimo della resa fotografica. Ma il tutto in un corpo più compatto, in un corpo capace di scattare foto
a 16 megapixel con sensore CMOS APS-C, video in Full HD e poi di mapparle con GPS sul PC. Il vantaggio appunto di Next è quello di avere in un corpo totalmente compatto, piccolo e portatile il meglio di una reflex in una compatta. Laddove i consumatori di fatto volessero però passare al massimo di quella che è la velocità di scatto, Sony offre una tecnologia esclusiva, quella di SLT, che significa Single Lens Translucent, che permette al consumatore di arrivare fino a 10 fotoframe per secondo. Questo grazie a una tecnologia nuova, una tecnologia che di fatto ha cambiato il concetto di reflex, che vede al posto di uno specchio che si alza e si abbassa, uno specchio fisso, semitrasparente, attraverso cui la luce passa al sensore in modo continuativo. E questo si traduce in due vantaggi: il fatto di avere una velocità di scatto molto alta, fino a 10 fotoframe per secondo, ma anche un autofocus durante video Full HD perennemente attivo. Il tutto in un corpo stabilizzato, in quanto tutte le Alpha hanno corpo stabilizzato e la possibilità di montare ottiche di primissima qualità come quella che ho in mano, che è una lente Zeiss. Spostiamo ora all'ambito delle videocamere con la prima grande innovazione in casa Sony, quella legata al 3D. Un 3D che quindi esce dalla televisione, diventa anche digital imaging e nel digital imaging diventa videocamera. L'HDR TV10 infatti è il primo modello full HD 3D di Sony, un modello con doppia lente, doppio sensore, 64 GB di memoria integrata ed un incredibile zoom ottico fino a 10x. Ovviamente dotato di quelle che sono le caratteristiche principali della gamma Sony, con un'ottica lente G e un sensore CMOS XMORAR per garantire il massimo della flessibilità anche in condizioni di scarsa luminosità. È una, diciamo, videocamera 2 in 1, nel senso che avendo doppia lente e doppio sensore garantisce la possibilità di scattare riprese in Full HD sia in formato 2D sia in formato 3D, semplicemente selezionando la modalità. È un 3D che di fatto può essere rivisto su televisori 3D attraverso collegamento HDMI, ma anche direttamente nella camera. Infatti ha un LCD ben ampio 3D che permette fondamentalmente di rivedere la profondità di campo e la magia del 3D direttamente sull'LCD senza bisogno di nessun tipo di occhialino. Quindi la fruizione del 3D è sia sull'LCD direttamente nella macchina, sia poi sul TV con occhialini attivi. È un 3D che di fatto diventa presente anche nell'ambito delle videocamere con questo modello HDR TD10, nuovo modello 3D in casa Sony che sarà presto sul mercato. Nell'ambito delle videocamere Sony continua a innovare e di fatto ha reinventato il concetto di videocamera. Questo attraverso un proiettore incorporato nel corpo macchina. Infatti abbiamo lanciato la prima videocamera con proiettore incorporato, HDR PJ10, il modello entry, e HDR PJ30, il modello top. Il plus, il vantaggio per il consumatore è quello di avere la possibilità di rivedere immediatamente su uno schermo che può essere grande fino a 60 pollici foto e video che sono state scattate appunto con la videocamera. E infatti la possibilità è quello di godere immediatamente dei filmati scattati. Non solo, la videocamera è in grado di, con un semplice click, fare un piccolo editing delle scene scattate e creare un mini filmino con una piccola colonna sonora che permette poi, nel momento in cui si va a schiacciare il tasto proiezione, di catturare quelle che sono l'essenza e i momenti chiave che sono stati filmati per poi rivederla appunto su uno schermo di 60 pollici. Lo schermo di 60 pollici viene raggiunto a una distanza di circa 3 metri e fondamentalmente allo stesso modo, avvicinando quello che è lo schermo di proiezione, c'è la possibilità di avere un'immagine un po' più piccola, un po' più compatta e un po' più luminosa, come in questo caso. Il tutto viene gestito in modo assolutamente semplice, in quanto la macchina è dotata di un tasto di projector, di proiezione, che schiacciandolo di fatto va a proiettare quello che è il contenuto della macchina direttamente sullo schermo. Quindi è un'operazione molto semplice, one touch, la chiamiamo, un solo tasto per scattare dalla modalità di fatto nella macchina sulla proiezione di 60 pollici.
Ultimissime novità in casa Sony del Photoshop sono legate al lancio delle nuove Bloggy. Sono videocamere portatili in formato MP4 in grado di registrare video in full HD. Sono in lancio tre modelli, la FS1 che è il modello entry, la FS2 con un doppio LCD per garantire e facilitare anche riprese fatte su se stessi e foto anche fatte su se stessi con doppio LCD dietro e davanti. E la grande novità è quella legata poi al modello FS3, dove il 3D di fatto viene anche traslato su quello che sono le Bloggy. Infatti questo modello è in grado di andare a scattare sia foto che video in 3D, e foto e video che possono essere riviste in tutta comodità attraverso occhiolini attivi sulla TV di casa, ma anche attraverso il canale 3D di YouTube con occhiali passivi. Il vantaggio di queste videocamere non è solo la compattezza, la portabilità e la facilità, in quanto viene tutto gestito da un tasto, ma anche la facilità di condivisione online attraverso il cavo USB integrato, che permette fondamentalmente di connettere la macchina in modo molto semplice e immediato al PC. Questo per garantire una facilità di condivisione dei filmati e delle foto attraverso quelli che sono i social network principali come Facebook, YouTube o Flickr in modo assolutamente semplice con un tasto. Quindi questa era l'ultima novità di casa Sony. Abbiamo iniziato con le videocamere, con le fotocamere compatte Cybershot, passati poi a mirrorless e le Alpha, quindi le Reflex con tecnologia SLT. Abbiamo visto le novità del 3D con la TD10, il proiettore e infine chiudiamo con Bloggy. Grazie e buongiorno.